Welcome back, listener of Ferrari and Formula One, La Rosa nel Cuore. I am Luis. I'm Matteo. We are Ferrari and Formula One, La Rosa nel Cuore. E questa qui è l'introduzione per il Gran Premio degli Stati Uniti d'America, Austin in Texas, per il 18° appuntamento del campionato di Formula 1 2018. Il circuito di Austin, chiamato anche Circuito delle Americhe, in Texas, è lungo 5.513 metri per un totale di 20 curve da percorrere in 56 giri. È un tracciato abbastanza complesso nel suo insieme. Il primo settore è caratterizzato da una rapida successione di curve destra e sinistra che ricordano quelle di Silverstone, Magotes e Beckett, per arrivare a un lungo rettilineo poi di quasi 1 km e arrivare poi nell'ultimo settore caratterizzato da una curva 17-18, ricorda quella della Turchia, e un settore finale diciamo quasi simile a Hockenheim, che non è andato Germania. proprio bene quest'anno per la Ferrari. Sì, il Gran Premio d'Austin è proposto da Herman Tilke, ovviamente. È un misto di circuiti dove la Formula 1 ha corso, come ad esempio in Turchia, Hockenheim e addirittura anche Silverstone. È quindi un circuito molto Sì. completo. Addirittura c'è questa particolarità della prima curva, Sì, che è in che è in pendenza. pendenza, è un tornante a sinistra che scollina, è difficile per i piloti per addirittura il punto di frenata. Parlando un po' di storia in generale. Il Gran Premio degli Stati Uniti nasce nel 1951, mi pare, le vecchie 500 miglia di Indianapolis, che poi è stato cancellato per poter assistere il Gran Premio di Formula 1. Nei vari anni si è corso anche a Detroit, Las Vegas, l'ultimo a Phoenix, fino al 1991 e prima dei 2000, dove poi da partire dal 2000 fino al 2008 si è corso a Indianapolis, dove ci sono stati tanti Gran Premi Sì, addirittura quello in particolari. cui hanno corso pochissimi piloti. Sì, il 2005 è stato chiamato il Gran Premio della Vergogna. E ai tempi c'era questa lotta Bristol Michelin, Sì, le gomme esplodevano come come niente. niente, quindi c'è stato questo Gran Premio veramente noioso dove Ferrari, Jordan e Minardi hanno corso, ricordo. Sì. C'è stato anche un conflitto fra Rubinho e Schumacher, ma per fortuna è finita con la doppietta. Nel 2010 viene proposto da Herman Tilke appunto questo Gran Premio degli Stati Uniti ad Austin per poi assistere al primo Gran Premio nel 2012. Sì, un tracciato che viene conteso anche dalla MotoGP Sì, in a partire rapida nel successione. 2013. Sì, Austin è sempre stato uno degli ultimi a chiudere la stagione, quindi può essere anche uno che potrebbe chiudere un mondiale, come ad esempio quest'anno nel 2018, dove Hamilton potrebbe avere già il suo primo match point. Parlando dell'Albo d'Oro non c'è molto da dire. Su 6 edizioni Hamilton ne ha vinte 5, di cui una anche Sebastian Vettel nel 2013. Tutte vinte con Mercedes, una con McLaren Sì. e l'unica con Red Bull Sebastian Vettel. Sì, esatto, ricordiamo l'anno scorso Anche in sì. cui Vettel aveva sorpreso Hamilton in partenza, subito al via. Hamilton poi si è ripreso la posizione nel rettilineo dove Vettel non poteva difendersi e alla fine i due piloti Ferrari sono saliti sul podio insieme al vincitore. E alla fine un particolare caso di Verstappen che ha Ah, sul superato finale. Kimi Raikkonen verso il finale, cosa che poi si è ripetuta nel retropodio con Kimi che ha dovuto prendere il posto di Max. Sul gradino più basso. Nel 2015 ricordiamo invece le qualifiche che sono state spostate alla Sì, domenica mattina sono state per slittate. un uragano che c'è stato. È una zona molto Variabile come variabile, meteo. esatto. Per quanto riguarda i tempi record stabiliti su questo tracciato, quello stabilito in gara da Sebastian Vettel l'anno scorso con Ferrari è stato di 1:37,7. Per quanto riguarda invece la pole position più veloce su questo tracciato di Austin, sempre l'anno scorso nel 2017, però con Lewis Hamilton in 1:33,1. Quest'anno probabilmente verranno battuti, Esatto, di se il nuovo. tempo vuole. Ci sarà bel tempo. E Pirelli, per le gomme d'asciutto, ovviamente porterà gomme ultra soft, super soft e soft, stesse che ha portato la scorsa stagione, però ricordiamo che quest'anno hanno uno step più Sì, morbido. prima di passare agli orari TV, che vi ricordo potete guardarle in diretta Sky e in diretta TV8, vogliamo ricordare il compleanno di Charles Leclerc, che in questi giorni ha compiuto 21 anni, il piccolo futuro campioncino della Ferrari. Dopo Charles Leclerc ci sarà il compleanno anche per Kimi Raikkonen, Sì, quindi in rapida successione anche il pilota per finlandese Iceman. compierà i suoi 39 anni, che rispetto a Leclerc sono un pelo di più. Sì, Sì, Kimi Räikkönen che adesso passerà in Sauber insieme. un scambio. Sì, vediamo cosa riuscirà a fare, anche se lui non voleva lasciare la Ferrari. Quindi se ne Sì, va con un po' di amaro in bocca. L'ultimo esatto. campione del mondo per la rossa, diciamo. Quindi è una perdita un po' grande, secondo me. Sì, allora ricordiamo il periodo di forma di Ferrari che in questo finale di stagione è abbastanza carente. Mercedes è venuta su tramite gli sviluppi e dal Gran Premio di Germania la Ferrari, a parte Spa-Francorchamps, non c'è più stata in pista. Sì, dal Gran Premio di Monza lì è
è capitato qualcosa, non si sa che cosa, ma comunque Ferrari sta vivendo un momento molto particolare, molto critico, che speriamo passi velocemente e che si riesca a dare, diciamo, un ultimo sprint finale in questo mondiale per tenerlo riacceso. Tenerlo riacceso e cercare di farci sognare almeno fino all'ultimo, anche se 60 punti non sono pochi da da guadagnare, esatto. Anche vedendo l'albo d'oro di Hamilton nel circuito delle Americhe, sì. Non è proprio da... Sì, Hamilton ha sempre vinto questo Gran Premio, speriamo di tirargliela un po'. Ricordiamo Austria di quest'anno, Austria, Austin. Oh no, eh? Ok, sto zitto. Orari TV: venerdì 19 ottobre le prove libere 1 scattano alle 17 e le prove libere 2 alle ore 21. Sabato 20 invece le prove libere 3 alle ore 20, mentre le qualifiche alle ore 23. Un po' tardi, ma possiamo capire. Esatto, per quanto riguarda la gara di domenica 21, la gara scatterà alle ore 20:10. Speriamo di vivere un finale mondiale poco amaro rispetto a quello che stiamo vivendo in questo momento o l'anno scorso. Sì, speriamo che non ci siano altri intoppi, ancora con incidenti di Sebastian Vettel, che potrebbero causare poi recuperi di nuovo dal fondo della griglia o chissà quant'altro. Quindi ragazzi, per questa anteprima del Gran Premio degli Stati Uniti è tutto. Ci vediamo settimana prossima per l'analisi del Gran Premio. Io sono Luis. Io Matteo. Siamo Ferrari e Formula 1 sono nel cuore. Lasciate un like, iscrivetevi al nostro canale Ferrari. Tutto Ferrari. Tutto Ferrari, la rossa nel cuore F1. E noi ci risentiamo settimana prossima. Ciao ragazzi.